tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Resta in carcere il 19enne di Cerignola che ha rapinato la BCC di Lucrezia e caccia invece agli altri due complici fuggiti con i soldi. Riaperto dopo 4 mesi di lavori l'ufficio postale di Via Gabrielli. A Fano si è parlato di turismo in un convegno e per l'esperto il viaggiatore di oggi è spietato, infedele e ben informato. In Siria la situazione è sempre più drammatica e servono aiuti dall'Italia, una importante iniziativa di solidarietà. Ci saranno anche 2 campioni mondiali di nuoto domani a Fano per l'iniziativa in piscina a favore di Telethon. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Proseguono le ricerche dei 2 banditi che ieri hanno rapinato la banca di credito cooperativo di Fano, la filiale di Lucrezia, mentre resta in carcere il 19enne di Cerignola che è stato preso dalla polizia dopo un paio d'ore di ricerche nella zona di Falcineto. Prosegue incessante l'azione investigativa degli inquirenti per individuare gli altri componenti della banda sfuggiti alla cattura che ha, taglierini alla mano, rapinato la filiale della BCC di Lucrezia portando via un bottino di 30.000 euro. Una banda di pendolari del crimine, giovanissimi, che quasi certamente era venuta dal Foggiano appositamente per compiere il colpo e che nelle prime ore del pomeriggio doveva già far rientro, almeno questo secondo le loro intenzioni, nel loro territorio. Nel carcere Villa Fastigi rimane quindi, per fermo di iniziativa giudiziaria, in attesa di comparire davanti al giudice, il 19enne di Cerignola, uno dei 2 banditi che si sono introdotti nella banca e che è stato catturato dalla polizia poche ore dopo la rapina mentre tentava di raggiungere un altro mezzo per darsi alla fuga assieme agli altri complici. Probabilmente l'udienza di convalida dovrebbe avvenire nella giornata di sabato, giorno in cui potrebbero emergere altri elementi a riguardo di questa vicenda. Dopo 4 mesi di lavoro, questa mattina ha riaperto in via Gabrielli l'ufficio postale. Finiti i lavori di ristrutturazione, oggi hanno riaperto le poste di via Gabrielli. La succursale 2, diretta da Francesco Panaroni, si presenta alla sua numerosa clientela con un moderno open space ed una veste completamente rinnovata. Seguendo le più recenti e moderni canoni ergonomici e funzionali degli uffici di ultima generazione di Poste Italiane, dopo 4 mesi di lavori è tornata in piena attività questa succursale tra le più frequentate di Fano. Un appuntamento al quale non ha potuto mancare il direttore provinciale di Poste Italiane che con grande soddisfazione ha presentato i nuovi spazi e servizi a disposizione della clientela. Abbiamo ritenuto indispensabile fare una completa ristrutturazione dell'ufficio che, come vedete, offre uno spazio confortevole, gradevole per far sì che i nostri clienti possano avere non solo un servizio di qualità ma possano vivere in un ambiente più sereno, più tranquillo e venire più spesso in questo ufficio. Questo ufficio è stato dotato di una saletta consulenza dove i nostri clienti potranno approfondire le loro esigenze di investimento, di finanziamento e tutto quello che riguarda il mondo, diciamo, del patrimonio che viene gestito dai nostri clienti. Niente vetri blindati e pesanti strutture, ma più luce e comfort per migliorare l'habitat lavorativo e quindi anche i rapporti e l'efficienza del servizio, ma non a discapito della sicurezza. I moderni uffici infatti hanno un elevato standard in questa materia. Il nostro impegno come rappresentanti delle istituzioni deve essere quello di continuare ad insistere affinché l'azienda continui ad investire su questo territorio. Sicuramente c'è bisogno di fare altri investimenti, facciamo in modo che il nostro lavoro serva per migliorare non solo la qualità dei servizi ma anche la qualità degli ambienti dove vengono i cittadini a prendere i servizi stessi. In questi giorni si sta parlando in un convegno di turismo, quello che c'è stato oggi è uno dei
tanti appuntamenti che si terranno qui in città. E nel primo ha preso parte un esperto molto importante che ha parlato di strategie. E sentite che cosa è emerso. Spietato, infedele, esigente ed informato. È questo il ritratto del turista 2.0 che fa Josef Eyarke, esperto di destination management e marketing in politiche turistiche, uno dei relatori del convegno che si è tenuto quest'oggi alla Memoteca Montanari, promosso dal Comune di Fano. È sempre più evidente che oggi come oggi, per intercettare i flussi turistici ed essere attrattivi, occorrono strategie sofisticate ed una conoscenza del mercato turistico e delle esigenze del viaggiatore sempre più approfondite. Ed in questo Eyarke è uno dei massimi esperti mondiali. Non a caso aveva nelle mani l'agenzia che gestiva la strategia promozionale di tutta Expo 2015. Ci troviamo in un mercato come il turistico estremamente competitivo, un mercato molto aggressivo e un mercato dove più che vendere il territorio dobbiamo vendere l'esperienza e organizzare l'esperienza che un turista trova nel territorio, perché scatti quella cosa che si chiama la scelta del turista. Fano deve essere ancora di più una destinazione turistica, deve passare ad essere una città che ospita dei turisti a una destinazione, ovvero un luogo dove i turisti scelgono di venire perché ci sono delle attrattive, ci sono delle proposte turistiche che devono però rispondere in qualche maniera a quello che è il desiderio e il volere di un numero determinato di turisti che scelgono Fano per venire. Pertanto la logica è il carnevale, sì, ma il carnevale vuol dire che mi si connota in qualche maniera a una proposta di divertimento per le famiglie, per i bambini, eccetera. Tutto l'ambito archeologico, la romanicità, eccetera, va bene, perfetto, ma mi serve anche per complementare altre attrattive, altri prodotti turistici. Ecco, una volta che abbiamo captato le esigenze, abbiamo mirato il nostro target, una volta che abbiamo catturato la sua attenzione, poi però anche le strutture ricettive devono avere un supporto importante. Se poi non riusciamo a ospitarli, ahimè, abbiamo speso tempo e risorse in vano. Beh, qui c'è un elemento fondamentale, è il sistema. Cioè, quando una città, caso di Fano, decide tutti assieme di puntare sul turismo, deve ragionare con la logica che l'accoglienza non è soltanto gli alberghi o il bed and breakfast, è tutto un sistema, dal ristorante a anche offrire un arredo urbano piuttosto che un'atmosfera in città che sia veramente turistica. Pertanto diciamo che quello che è importante nel turismo, precisamente oggi, perché è un mercato molto molto competitivo e molto agguerrito, guardiamo soltanto i nostri vicini lì davanti cosa hanno fatto negli ultimi 15 anni, dobbiamo tener conto che non è più sostenibile né possibile il fatto di una individualità. Nel turismo si vince o si perde tutti assieme. Tre punti, se si possono radunare, su cui Fano dovrebbe puntare da subito, da adesso. Identificarsi, ovvero avere un prodotto destinazione. Secondo elemento, questo vuol dire scegliere qual è la sua differenza rispetto a altri posti, soprattutto lavorare molto sulla sua propria reputazione per migliorare e incrementare la notorietà di Fano sul mercato. Ma aggiungo anche un elemento importante: Fano è molto abituata che i turisti arrivino, non andare a cercare i turisti, e questo è un elemento importante. Si deve cominciare a ragionare che i turisti si deve andare a cercarli, a comunicarli che esiste Fano, perché scelgano Fano come la sua destinazione di vacanza. E chiaramente i fanesi devono fare la propria parte, insomma. Allora, adesso invece parliamo della Siria. Perché? Perché c'è un'iniziativa di solidarietà locale, chiaramente. La Siria ha bisogno di tutto, in primis di una pace duratura, ma ha bisogno anche di altro, e per questo vi parliamo adesso di questa iniziativa di solidarietà. Forse non sai quel che darei, perché tu sia felice. Nel campo profughi di Atma, in Siria, non ci sono baracche, solo tende e fango, niente corrente elettrica, niente acqua corrente, non c'è nemmeno un ospedale e neanche una cucina da campo, solo un tendone dove si mangia un pasto caldo al giorno. In queste condizioni subumane vivono ammassate 14.000 persone, di cui 3.600 sono bambini e di questi 900 sono neonati. Atma doveva essere solo un campo transitorio, ma ben presto si è trasformato in un villaggio di rifugiati.
Non ci sono associazioni internazionali, ma solo volontariato puro. Tutto sulle spalle di volontari che possono contare su offerte spontanee, sporadiche e incostanti. È per questo che da diversi anni Sebastiano Nino Fezza, cinereporter Rai di guerra, da queste parti raccoglie fondi e anche quest'anno sotto le festività natalizie torna e si prodiga per questa causa assieme al comune di Mondolfo. Sì, ci crediamo molto, la dimostrazione è la giornata di oggi con Nino Fezza, che siamo onorati di averlo qui. Per noi pensare ai bambini e alle scuole è molto importante, quindi porteremo avanti questi progetti come è stato fatto in altri comuni, come ad esempio il comune di Fano, quindi l'idea della città dei bambini e delle bambine. Abbiamo iniziato il 21 novembre ricordando la giornata internazionale dei diritti dell'adolescenza e dell'infanzia del 20 novembre. E inizieremo con l'istituzione del Consiglio dei Bambini nell'anno 2017. Il Paese dei Balocchi ed altri volontari di Fano hanno voluto contribuire anche quest'anno a donare un contributo che riusciremo ad ottenere grazie alla vendita di questi panettoni, sempre a Nino Fezza per le sue attività e per i bambini di Atma. E quindi durante il periodo delle feste troverete questo panettone che è stato, diciamo, preparato dal maestro Cavazzoni per il corso davanti ai Gabuccini, quindi venderemo questi panettoni tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 5 alle 7 e mezza in un banchetto che è stato predisposto dagli studenti del Liceo Nolfi, che si sono resi disponibili per questa raccolta di fondi. E sul panettone troverete anche un piccolo pensiero di pace che è stato scritto dai ragazzi del Nolfi e da qualche genitore molto disponibile e molto creativo. Forse questa è una delle battaglie più dure che sto affrontando, insomma, sai, quando lavori è un tipo di impegno, di mentalità diversa, ma quando fai qualcosa che pensi che possa essere utile, che possa aiutare qualcuno, beh, è una responsabilità grandissima e, sai, è una di quelle cose che ogni tanto ti fa tremare le ginocchia. E oramai sono 4 anni che sto lavorando per questi 500 bambini di Atma e stiamo facendo un piccolo miracolo, grazie anche a voi, soprattutto a voi, la Regione Marche, ho lavorato tantissimo su Fano, oggi sono a Mondolfo, insomma, e perché siete riusciti a realizzare un sogno, ecco, siete riusciti intanto a comprare un parco giochi per 60 orfani che abbiamo in Turchia, ma poi siete riusciti a rimandarli a scuola, quindi a ridargli una speranza per il futuro. Allora, per questo Natale, visto che dovete comprare tante cose buone, comprate i nostri panettoni, guardateli. Adesso attenzione Lino, però tu come al solito ci provi. Va bene. Adesso il primo lo compri tu. Vabbè, adesso il primo lo compro io. E il secondo lo compro io. Vabbè, dai, allora, e spero che seguiate il nostro esempio. Questi panettoni aiuteranno i bambini del campo di Atma. Grazie e buon Natale a tutti. Fuori soldi adesso e compra sto panettone. Questo è il mio, il primo, va bene? Ce l'ho il resto, non ti preoccupare, stai tranquillo, va bene. A San Lorenzo in Campo invece adesso per un'iniziativa in bicicletta con Babbo Natale alla scoperta delle eccellenze del territorio. Sarà un'invasione divertente, colorata, ovviamente di rosso. San Lorenzo in Campo ospita così domenica prossima, in occasione di Gustando il Natale, la seconda edizione di Gustando il Natale in bicicletta, passeggiata sulle due ruote con Babbo Natale lungo un sentiero di dolcezze, prelibatezze e tante sorprese in compagnia di Alessandro Montanari, che ormai da diverso tempo sta organizzando con successo questi progetti di cicloturismo. Dalla terra all'acqua andiamo in piscina, dove domani alla Salvalai di Fano ci sarà l'iniziativa di solidarietà dedicata a Telethon. Dopo grandi spaventi siete riusciti comunque ad arrivare in fondo a questa avventura che domenica si riuscirà a compiere. Abbiamo avuto tanta paura, abbiamo rattoppato la caldaia con i cerotti, con di tutto e di più. Funziona. La piscina sembra tenere e domani sera finalmente diamo il via a questa bella manifestazione. Vorrei ringraziare innanzitutto la Presidente del Consiglio Comunale, Rosetta Fulvi, che qualche mese fa, mi ha presentato Alessandro Daddio, che è il coordinatore regionale di Telethon. Persona stupenda che mi ha proposto questo mondo, non lo conoscevo. E da lì è nato il sodalizio Fano un Fortone Nuoto con Telethon. Doneremo tutto il ricavato a Telethon. Abbiamo già tutta la staffetta, ovvero una corsia, impegnata domani sera alle ore 20 fino a domenica alle ore 20, ininterrottamente con più di 100 persone che arrivano da tutta Italia. Speriamo,
speriamo che vada tutto bene davvero. Ecco, arriva a Fano un campione del mondo, non è una cosa da tutti i giorni, quindi insomma per voi è un grande orgoglio. Per noi è grande orgoglio ospitare a Fano domani sera per l'apertura Simone Ruffini, attualmente campione in carica, campione del mondo in carica sulla 25 km, di recente si è laureato anche campione del mondo sulla Coppa, appunto Coppa del Mondo per la 10 km ed è arrivato sesto alle Olimpiadi di Rio, quindi proprio niente non è. E a chiusura della manifestazione avremo domenica Alice Mizzau, a sua volta campionessa europea e bronzo mondiale. Insomma, il supporto a Telenton come si attiva? Il supporto a Telenton si attiva in questa maniera: tutti gli iscritti alla staffetta e tutti coloro che vorranno venire a nuotare o anche solo a fare il bagno pagheranno il biglietto di ingresso, che corrisponde a 4,80 euro, e noi lo devolveremo interamente a Telenton. Abbiamo avuto questa possibilità anche grazie all'assessore Del Bianco che ci ha sostenuto in questa fase, e quindi non abbiamo i costi, se ne fa carico tutti la Fano Fortuna Nuoto, tutti i costi sono a carico Fano Fortuna, tutto il ricavato va a Telenton. È stata riaperta oggi a tempo di record la superstrada Fano Grosseto direzione Montemare all'altezza dello svincolo di Bellocchi dopo i lavori di manutenzione previsti nell'ambito del progetto di ANAS intitolato Basta Buche. I lavori sono stati conclusi in anticipo rispetto al programma, doveva infatti riaprire il 22 di dicembre, quello che almeno era stata la data che era stata comunicata al Comune di Fano, proprio per consentire un normale flusso di traffico, soprattutto in questi giorni interessati dallo shopping natalizio, e anche per garantire agli esercenti commerciali di essere raggiunti con facilità dai cittadini. Un lavoro eseguito, come dicevo, in tempi record da parte di ANAS. Per questo oggi in una nota l'amministrazione comunale ha voluto ringraziare l'azienda, le maestranze e la direzione dei lavori per aver consentito questa celere riapertura e per aver lavorato anche nell'ultimo fine settimana proprio per raggiungere questo obiettivo. Ok, il telegiornale, anche noi l'abbiamo fatto questa sera a tempi di record, il telegiornale è finito, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.